c'è un progetto di cooperazione internazionale tra Italia e Croazia. È un progetto che ha come obiettivo l'innovazione, lo sviluppo territoriale, lo sviluppo anche delle comunità e delle realtà produttive di questa zona. PriceFish è composto da un'ampia partnership, 14 partner in totale, in cui non ci sono solo istituti di ricerca, come ad esempio l'Università di Bologna, ma è molto forte la componente delle agenzie territoriali, quindi regioni, ministeri, agenzie per lo sviluppo e Contee, ovviamente dal lato croato, ma anche la realtà produttiva. Infatti all'interno dei partner di PriceFish troviamo ben tre associazioni di produttori. Non da ultimo, quello che caratterizza la partnership e il valore di questo progetto è anche la presenza di centri per la tutela dell'habitat e anche di una scuola superiore, unica nel suo genere, che ha come obiettivo la formazione alla professione pescatore. Questa partnership è ben bilanciata ed è l'ideale per portare avanti gli obiettivi del progetto, che sono sviluppare filiere e prodotti della pesca adriatica eco-innovativi. Che cosa si intende per eco-innovativi? Si intende il connubio fra l'innovazione, quindi lo sviluppo di nuove pratiche, la messa a punto di nuove tecnologie, nel rispetto della sostenibilità. Eco dal punto di vista ambientale, quindi ecologica, ma anche la sostenibilità finanziaria, quindi anche economica. Infatti, i prodotti e le pratiche che si vogliono sviluppare all'interno del progetto mirano a mettere in pratica quello che è il motto del progetto, che vedete qui alle mie spalle in inglese, ma che in italiano è pescare meglio, guadagnare di più. E il tutto, molto importante, rispettando il nostro mare Adriatico.